oggi si inaugura, anzi in questo momento è aperta Liguria da bere, ormai è una manifestazione diventata, che si avvia a diventare un classico per l'estate spezzina. Sì, siamo alla 12ª manifestazione ed è molto bella anche di soddisfazione ovviamente per noi vedere che c'è davvero tanta gente che apprezzi questo connubio che stiamo cercando di realizzare, cioè tra cultura dell'alimentazione più che del bere, perché noi parliamo di prodotti tipici, e anche proprio il piacere della degustazione stessa. Il vino è storicamente importante anche per la nostra zona, oltre che per tutta l'Italia. Imparare la cultura del vino, di uno dei nostri prodotti tipici e degli altri prodotti tipici di conseguenza, è una cosa che è diversa, come ha fatto notare già prima, rispetto all'andiamo a ubriacarci. Sì, assolutamente. Noi produciamo non una quantità di vino industriale, come si dice in gergo, ma comunque in Liguria il 45% della produzione è spezzina. Noi in 12 manifestazioni abbiamo avuto solamente una volta una persona che si è ubriacata, diciamo così, e poi non è mai successo. Noi facciamo qualcosa come 15.000 degustazioni l'un per l'altra ogni anno, quindi tante. Questo vuol dire che la gente ha anche imparato a capire il senso di Liguria da bere e ha anche imparato anche il piacere di degustare, perché poi sembra una parola un po' abusata, ma in realtà quando uno viene prende in genere, l'inaugurazione è così, prende in genere magari due o tre degustazioni, quindi prova diversi vini, quindi capisce anche le differenze, e forse non gli viene proprio voglia di ubriacarsi, perché altrimenti non riuscirebbe a degustare degli altri, e quindi questo è un aspetto significativo. Quest'anno abbiamo, ogni anno si mette qualcosa di nuovo, quest'anno abbiamo inserito questo street food, tutto messo stile piazzetta, che anche questo è un modo per inserire prodotti diversi, quindi non sono prodotti solamente del nostro territorio ma di altre realtà, e quindi vediamo come va. Vediamo come va, abbiamo visto che inizia la partecipazione, c'è già molta gente, soprattutto incuriosita, anche lo street food avrà il suo spazio qui in Piazza Beverini, quindi auguriamo a tutti quanti e invitiamo gli spezzini a partecipare. Ci vediamo qui, grazie. Grazie Stefano Senese. Come possiamo notare dalla splendente fascia tricolore, è la prima uscita ufficiale oggi in occasione di un appuntamento che ormai è diventato importante, 12ª edizione di Liguria da bere, prodotti del territorio, novità, un sacco di gente e perché no anche gli applausi che l'hanno accolta qua in Piazza Beverini. Sì, c'è un grande entusiasmo, mi fa piacere, anche però una forte responsabilità. Qui abbiamo dei prodotti di qualità, persone che lavorano in modo serio tutto l'anno per poi offrire al pubblico, a tutti i cittadini, non solo di spezzini italiani ma anche europei, un prodotto veramente ottimo. Quindi è una grande soddisfazione che noi dobbiamo aiutare ad aumentare il proprio mercato, perché abbiamo grandi spazi per l'enogastronomia. Qua si parla di cultura del bere, che è diverso da ubriacarsi, come già Stefano Senese di Camercommercio ha fatto notare. È una manifestazione che ormai è consolidata, apre l'estate spezzina, la partecipazione promette bene, una partecipazione che poi vedrà anche il seguito degli eventi che presenterete, se non sbaglio, la prossima settimana. Sì, dovremo presentare la prossima settimana, perché ormai l'estate è iniziata, è piena. La cultura del bere è una cultura di civiltà, ma di grande storia e grande tradizione. Questo per noi è dei punti importanti che i prossimi anni sicuramente ci accompagneranno, perché possiamo fare molto di più e meglio rispetto al passato, e sarà un impegno prioritario.